Dopo la sospensione disposta per Pasqua dell'esame dei tamponi da parte dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo per mancanza di reagenti, è arrivato l'attacco del sindaco di Teramo D'Alberto, ma soprattutto del primo cittadino di Giulianova, Ivan Costantini, che ha definito la situazione paradossale. Risultati essenziali per avere il quadro reale della situazione nella nostra regione, ma soprattutto per dare delle risposte alle persone che hanno eseguito i tamponi e che da giorni non hanno notizie. Ma innanzitutto mi preme ringraziare tutte le persone che sono sul campo, compreso l'Istituto Zooprofilattico, combattendo la battaglia contro il nemico invisibile del Covid-19. Ci siamo rimasti un po' male tutti nel sapere che nella giornata di Pasqua l'Istituto Zooprofilattico non ha lavorato e non ha licenziato tamponi. La giustificazione della mancanza di reagenti lascia un po' il tempo che trova, perché in un momento così delicato, è vero che c'è una sola azienda al mondo che li produce, ma è improbabile rimanerne senza. Bisogna fare degli ordini per tempo, non ci possiamo assolutamente fermare. Ogni giustificazione al caso lascia il tempo che trova. Io penso che se la Regione Veneto licenzia 20.000 tamponi giorno e noi riusciamo a malapena a farne 1.000 in Regione Abruzzo, io penso che probabilmente i reagenti servono sia al Veneto sia all'Abruzzo. Qualcuno li ordina prima e non rimane sprovvisto. Nessuna polemica, solamente un po' di rammarico. Noi amministratori lavoriamo H24, non ci fermiamo mai. Io ho fatto giunta questa notte pur di firmare e fare prendere dei provvedimenti della giornata odierna. Ci aspettiamo da tutti, soprattutto da chi è sul campo, che in questo momento, quando si va in guerra, non si guardi l'orologio, si facciano gli ordini per tempo e si riesca appunto a licenziare, che in questo momento è determinante per la lotta al Covid, più tamponi possibili ogni giorno. Accumuliamo già dei giorni di ritardo sui tamponi e questo, ripeto, non è tollerabile, e purtroppo avremo un ulteriore giorno di ritardo perché i tamponi che dovevano essere licenziati nella giornata di Pasqua non lo sono stati. Io mi auguro di non dover più intervenire in merito, perché io faccio il sindaco e mi aspetto che tutti facciano il loro lavoro.